tentato Giuliano di rifare il culto di sabato scorso. Molto tentato. Ma come Giuliano con Natalia sono stati presenti qualche altro fratello, ho detto non è giusto rifare lo stesso, però molto tentato, soprattutto per il fatto che era un sermone che mi toccava e che era anche attuale nel contesto di quello che stiamo affrontando. Però non lo faccio. Non lo faccio, magari saranno delle situazioni anche più difficili di queste e potrebbe essere un messaggio per il nostro cuore. Invece vorrei proporvi una serie di appuntamenti su un personaggio, in realtà solo due personaggi. Vorrei proporvi una serie di 7 sermoni, che faremo tutte oggi ovviamente, ok no? 7 sermoni sulla storia di un personaggio che andremo a scoprire insieme. E poi questo personaggio ha nello stesso libro un contrapersonaggio, che se Dio vuole deve stare in vita, andremo a scoprire anche quella storia specchia, sono due personaggi che si rispecchia uno l'altro. Ecco, però iniziamo con uno di questi due e vorrei proporvi all'inizio una piccola storia, chiedendovi se voi avete mai sentito per caso di Halfdan Björnsson. Qualcuno? È molto conosciuto, no? Molto, Halfdan Björnsson, molto conosciuto, è un attore, atleta, nel 2018 ha sollevato 472 kg, ragazzi, 472 kg, cioè, immaginiamo, è un... quasi una panda, non so quanto ha una panda, più o meno, siamo lì, no? Siamo lì. Non lo so, avete bisogno di traduzione? Melanie, puoi tradurre dall'inglese, per favore? No. Ok, grazie Melanie. 472 kg. L'anno scorso ha sollevato 474 kg. Cioè, è il campione mondiale, come si chiama? Solleva peso. È stato soprannominato la montagna, anche perché è un uomo come una montagna. Andate a guardare la sua immagine, insomma, è un gigante, molto grosso, ha proprio dei muscoli, sopramuscoli, testa. Senza capelli, no? Tutto raso, proprio una montagna. La storia che andremo a scoprire oggi, che iniziamo a scoprire oggi, ha da fare con un uomo che non ha mai visto la palestra, mai, non è mai stato in palestra per un'ora, mai sollevato pesi, non è mai stato un grande sportivo, atleta. Me lo immagino piuttosto magro, con i capelli lunghi, somigliante a un rocker degli anni 60, insomma, me lo immagino io più o meno così, no? Ovviamente non era Björnsson. La sua storia è tipica. Perché studiamo? Perché da quella storia io riesco a comprendere qualcosa nella mia storia o nella storia della mia comunità. Il suo nome è, ve lo dico in ebraico, voi dovete dirlo in italiano, Samsone, il piccolo sole. Alcuni dicono che questa è la traduzione del nome Shimshon, il piccolo sole, della Shemesh, che vuol dire sole. È una storia tipologica, una storia speciale, una storia che ha da fare con la nostra storia, con un ruolo, se vogliamo anche un ruolo pedagogico, se noi prendiamo quello che dice Pietro,
tutte le cose che noi studiamo, 2 Pietro capitolo 2 versetto 6, e collego questo testo così soltanto per attaccarci all'argomento. Quello che noi studiamo è per la nostra comprensione, per la nostra comprensione. Ecco, come dicevo, una storia tipologica, non è questo testo, chiedo scusa, costruita con questa storia di Sansone, costruita con diverse parole chiave, diverse immagini chiave, anche con certe strutture specifiche che non le troviamo in altre storie. Una delle parole chiave è capelli. La sua storia inizia con la parola capelli, la sua vita, e la sua morte ritorna alla sua morte ritorna capelli, all'inizio e alla fine parola chiave. E un'altra parola chiave è donna, femmina. La sua vita è divisa in tre momenti speciali, ogni momento è collegato ad una donna: la madre, la sposa, la prostituta, alla fine Dalila, anche questa ha la sua ruolo. La sua storia è costruita su strutture triangolari, vedremo questo andando avanti. Le tre donne principali, madre, moglie e Dalila, perché prostituta era di passaggio, Dalila, sono, ecco, questo elemento triangolare: madre, moglie, prostituta, Dalila. Ma tra madre e Dalila c'è sempre una, come posso dire, un'opposizione, no? Sono quasi in specchio, una contro l'altra. La madre che la leva, la cresce, gli dà la vita, la madre che gli fa crescere i capelli, la madre che la fa diventare grande, invece Dalila fa tutto all'incontrario. Dalila gli fa togliere i capelli, Dalila gli fa diventare, gli dà la madre la vita, Dalila dà la morte, ma stranamente, mentre la madre la cula nelle sue braccia per farlo diventare adulto, Dalila la cula sempre nelle sue braccia per farlo diventare bambino. E lui si addormenta nelle sue braccia come un bambino. C'è una storia interessante scritta nel 1922 da Franz Scott Fitzgerald, intitolata The Curious Case of Benjamin Button. Diventato diventato un film nel 2008 con David Fincher. E questa storia lo troverete anche in Italia, è stata girata nel cinema 11 anni fa, nel 2008, in cinema. Il caso curioso di Benjamin Button, non so se la conoscete, avete sentito? Questa storia dice che Benjamin è nato da bambino con il viso di adulto, di vecchio, e nasce bambino vecchio, e crescendo, andando avanti con gli anni, lui comincia a diventare più giovane. Ad un certo momento incontra una donna quando avevano più o meno la stessa età, si sposano, problemi, non vi racconto adesso tutto il film, la vita va avanti, la donna invecchia e lui diventa sempre più giovane. A tal punto poi la storia finisce quando lei vecchia la tiene in braccio, lui muore da bambino. Ecco, la storia di Sansone è un po', sta in questo quadro: un adulto che fa di tutto per diventare bambino, che si comporta da bambino, vive da bambino, c'è proprio un processo di infantilizzazione, ho detto bene? Più o meno, no? Un processo che lui fa di tutto per diventare bambino.
È proprio da lì che la coccola, la addormenta sulle ginocchia. E lui si comporta da bambino, vive da bambino, si addormenta come un bambino, viene rasso, i capelli vengono rassi come un bambino e anche muore come un bambino. E ripeto, tutta questa storia è una storia tipologica, è una storia che ci rispecchia in un certo senso e per questo ho scelto di percorrere insieme in alcuni di questi sermoni, faremo, vedete, saranno diversi sermoni, non farò tutti i sabati o tutti i sermoni, ogni tanto ripescherò, ritornerò a uno di questi argomenti per comprendere un po' la nostra storia. Ecco, se volete un'altra immagine, e poi dopo andremo oggi al testo, se volete un'altra immagine, è lui, il leone, Sansone, il leone, che fa di tutto per diventare capretto. In pratica la storia di Sansone è leone e capretto, tutta qui, leone che diventa capretto e poi alla fine il capretto che ritorna a essere leone. Come succede questo processo di infantilizzazione di Sansone? Sansone che diventa da adulto bambino. Come succede questo? Quando noi leggiamo il libro di Giudici, al capitolo 13 abbiamo la nascita di Sansone, al capitolo 14 il matrimonio, 15, 16, poi vengono descritti alcuni suoi gesti, atti, 16, ultima parte, la morte di Sansone. Il testo chiave è il versetto 24, 13, capitolo 13, 24-25. La donna partorì un figlio di cui pose il nome Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a Manandan, Eshora ed Eshaor. Un po' la traduzione è infelice, lo spirito cominciò ad agitare. La lettura di questo testo potrebbe essere vista anche lo spirito del Signore la mandava, l'accompagnava tra queste due località che abbiamo qui menzionato. Però prima di questa menzione è il Signore, dice il versetto 4, il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Fratelli, se doveste fare una scelta, una bella casa, una bella macchina, una bella carriera politica, sociale, bel lavoro, o la benedizione di Dio? Quale sarebbe la nostra scelta? Dai, pensateci un attimo, fermiamo un attimo e pensiamo. Uno che non lavora, uno che sta vivendo per strada. Ieri ho parlato con una persona, abbiamo parlato a lungo e delle grosse difficoltà, e sta cercando un posto letto. Scegliere una casa o la benedizione di Dio, che cosa avremmo? Che cosa sceglieremmo? Tu, perché hai la casa. Certo. Ma certo che è pubblicato, certo che è complicato. Perché questa domanda non lo faccio a voi, me lo faccio a me. Perché a me è semplice, benedizione di Dio, però io ho un posto letto dove sto andando. E
e sempre diciamo, ma Signore, la benedizione è Dio. Ma in realtà ogni giorno che cosa andremo a scegliere tutti quanti? La casa? Il lavoro? Certo, 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 ma io lo metto un po' in estremis. Perché tante volte la benedizione di Dio è all'incontrario. Se noi potessimo in questo momento volare via, come ha fatto il culto 2 settimane fa, da questo mondo e non sentire più parola coronavirus, quante di voi all'istante farebbe questo trasloco, questo trasferimento? Deve essere matto a restare qui. Tutti. Ma sarà benedizione di Dio è restare qui. Chi di noi avrebbe coraggio di fare questa scelta? Vai, veloce. Non c'è. Non dirlo 2 volte, perché quando ti tocca poi dopo... Ecco, è un altro discorso. Un altro discorso. Quello è un altro discorso, però quando ci tocca, ragazzi, quando ci tocca, è molto difficile a dire io scelgo la benedizione di Dio nonostante tutto quello che mi succede e ringrazio a Dio perché mi succede. Il testo dice che Sansone è stato benedetto. E mi viene in mente un'immagine, non mi allungo, 10 minuti concludo, un'immagine bellissima del libro di Isaia, della profezia di Isaia, dove parla proprio di questo. Questo è un testo che io non riesco mai a dimenticarlo, perché quando sono andato per la prima volta a fare l'esame all'università di teologia, il professore che faceva l'intervista ha detto nome e cognome, ha visto il curriculum, l'esame lo scritto, che ho fatto il primo esame scritto, adesso era la prova di omiletica. E lui mi dice, ok, hai la Bibbia? Sì, apri la Bibbia. Isaia 61 e 2. Parli. Così, all'improvviso dovevo fare il sermone. Mi è rimasto fisso Isaia 61 e 2. E cosa dice questo versetto? Sorge, risplende, perché la tua luce è giunta, la tua gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e un'fitta oscurità avvolge il popolo, ma su di te sorge il Signore, la sua gloria appare su di te. Ma guardate, fratelli, è un sermone per oggi. Le tenebre, la morte, avvolge i popoli. Non c'è dubbio, ormai siamo in pandemia. Ormai siamo alla fine. Questi giorni il presidente della Francia diceva dobbiamo unire i popoli per salvare la vita, per salvare l'umanità. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che siamo proprio arrivati? Che la storia sta concludendo sui nostri occhi? Una malattia generale chiede una radunanza generale, un incontro generale. Un movimento generale. Ecco, le tenebre coprono la terra, è una fitta oscurità avvolgere i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Bellissima questa immagine, la sua gloria è già sopra di te, non è che verrà alla fine del tempo dopo 2300 anni, quello è già passato, siamo nel tempo del compimento, la gloria del Signore è su di te Maddalena, su di te Daniele, su di te Cornelio, Maria, Franco, su di te,
su di te. E Sansone aveva ricevuto questa gloria. Questa gloria che richiama l'immagine del luogo più santo su questa terra, il luogo santissimo, il santuario, dove la Shekinah, la gloria di Dio, era sopra, ditelo voi, sopra l'arca del patto, nel luogo santissimo, la gloria era sopra, era lì, la stessa gloria sopra di te, sopra la stessa gloria sopra di Sansone. Che se ne fa Sansone con la gloria di Dio? Ecco, tornando alla Sansone, perché è una storia che ci tocca. Cosa ne fa con la gloria? Della gloria di Dio fa tutto di più per costruire la sua propria gloria. Tutta la sua, dalla gloria di Dio trasformo tutto per la sua propria gloria. E questa trasformazione della gloria è una trasformazione anche del suo carattere, e la sua caduta è una caduta più in basso. La sua conversione invece dal capretto al leone e dal leone al capretto diventa più bambino. E perché cade così in basso Sansone? Alcuni hanno detto a causa delle donne, ecco, vado in conclusione, a causa delle donne. Anche Adamo è caduto, dicono alcuni, a causa delle donne. No. A causa della Dalila. E Hollywood ha fatto diversi film sulla storia di Sansone e Dalila. E quasi al 99% dei film Dalila è una prostituta filistea. Il testo biblico una cosa la dice sicura: Dalila non era prostituta e non era probabilmente filistea. Da dove sappiamo? Perché il testo lo dice. Quando noi leggiamo al capitolo 16, vediamo che questa Dalila era una donna che viveva in un certo posto dove i principi filistei salirono da lei, dove i principi filistei vengono a pregarlo e a offrire dei soldi. Se fosse filistea, ovviamente i principi dei filistei non sarebbero andato per pagare, è una somma immensa di denaro, per fargli delle preghiere, per coinvolgerlo in un progetto. Questa donna Dalila viveva, dice il testo, nella valle di Sorek. La valle di Sorek era tra Gaza e Eshtaol, esattamente nel posto dove era la frontiera tra filistei e ebrei. Dalila viveva nella zona di confine. E Sansone comincia a vivere una vita di confine, ritorna al confine. Non è un filisteo, non è un filisteo, non è un pagano, non si va a ubriacare, non va andare il mondo, ma non vive neanche da profeta, da nazir, vive da laudice. Ditelo voi, completate la frase, da laudiciano, cioè vive tra il rosso o tra il bianco e il nero, tra il caldo e freddo. Vive una vita di confine e ritorna nella zona di confine, si abitua a ritornare nella zona di confine. Cosa succede?
esattamente quello che succederebbe a me e a te. Perché tu dici che sono ricco, grasso, bello, saggio, e non sai che stai perdendo la gloria del Signore. Ti vomiterò. È una parola brutta, una parola dolorosa, ma una parola che dovrebbe svegliarmi e farmi comprendere che in un tempo di tenebre, di guerre, di malattie, di persecuzioni, in un tempo di fine, la gloria di Dio è su di te, Cornelio, e tu non puoi fare altro che risplendere questa gloria. Cioè, ma ci svegliamo, ragazzi, fratelli, scusate, concludo con questa frase. Ma ci rendiamo conto che la gente sta morendo intorno? Ci rendiamo conto? E cosa facciamo? Litighiamo come i bambini? Delle stupidità? Non siamo capaci di mettere freno alla nostra bocca, ai nostri pensieri, ai nostri occhi, sempre lo stesso televisore, sempre le stesse immagini internet? Ma scusate, dobbiamo, è arrivato il momento di svegliarci. Perché il tempo è già arrivato. Il Signore ci dia la saggezza di aprire gli occhi e vedere i tempi che stiamo vivendo e di poter risplendere alla fine questa sua gloria, per la sua gloria, per sempre. Amen.